4 maggio 2014 al Colosseo con alcuni personaggi della saga di Guerre Stellari, Cavaliere Jedi, Obi-Wan Kenobi. Ah, Obi-Wan Kenobi, quindi sì. Maestro Jedi, esattamente. Che poi diventa spirito, no? Sì, speriamo il più tardi possibile, almeno per quanto mi riguarda, sì, però sì, esattamente. Comunque oggi buona giornata di sole, bella giornata. Come siamo stati fortunati, per fortuna vista la pioggia degli ultimi giorni, probabilmente George Lucas ci ha messo una buona parola e quindi abbiamo avuto questa... E l'imperatore non ha causato tempeste magnetiche? No, quello lo abbiamo eliminato... Neutralizzato? Sì, assolutamente sì, ieri, quindi per fortuna non c'è, non ha influito purtroppo. Benissimo, allora passiamo a un altro Cavaliere Jedi, no? Tutti i Cavalieri Jedi. Assolutamente sì. Vogliamo presentare lui chi è? Lui è Pietro, il suo personaggio ce lo ricorda lui? Sì, allora il mio personaggio è il maestro Syndrellig. È un personaggio che nel film si vede, ma proprio pochissimo, devo essere sincero, è esclusivamente per ologramma, però... Ah, okay. A me è comunque piaciuto perché dalle informazioni che ho trovato su internet è stato un personaggio che mi è piaciuto moltissimo. Passiamo a un altro Cavaliere Jedi che è? Gianluca. E che interpreta? Jedi generico, quindi un cavaliere sempre comunque di un Jedi, ma un maestro normale qualunque, diciamo, del gruppo. Ricordo due cose, che siamo ovviamente al Colosseo, regia puoi anche riprendere, ma tanto ci sono anche gli altri video che lo documento, e ricordo anche che Obi-Wan Kenobi, i Cavalieri Jedi furono tutti sterminati, no, in quella fatidica notte, giornata in cui l'imperatore fa un complotto, tranne qualcuno, no? Sì, grazie per aver ricordato questo a te, ma lo dico anche a mia madre che ha 80 anni, forse non se lo ricorda. Sì, in quella sì. Purtroppo in quell'evento in cui l'imperatore diede l'ordine 66 al... L'ordine 66, quindi 66. Il male, Era un ordine 66, il numero, esatto, del diavolo, 666. Sì. Esatto, manca un 6, però sì, diciamo che probabilmente Lucas ha pensato bene di mettere questi due numeri. E fu praticamente quello che diede l'ordine, appunto, di sterminare tutti i Jedi. Per fortuna tu ti sei salvato, Obi-Wan. Sì, per fortuna insieme al maestro Yoda ci siamo salvati, ci siamo dati a coraggiosa fuga. Anche la sorella di, mi sembra, la piccola, anche i bambini, no? Luke Skywalker. Lei, praticamente sì, vengono partoriti dalla regina, dalla ex regina di Naboo, perché viene appunto protetta da Obi-Wan e da Yoda, e i due bambini si salvano. Purtroppo la mamma muore durante il parto. Ma Anakin cede al male. Anakin cede al male, e poi per fortuna, sì, poi per fortuna, dopo varie vicissitudini, invece ritorna dal nostro lato. Scaraventa l'imperatore. Assolutamente. Sì, in quel giorno fatidico succede tutto, no? In quell'agguato del 66, l'ordine 66. Ordine 66, esattamente. Benissimo, allora buon proseguimento, che la forza sia con voi sempre e comunque. Grazie anche a te. Grazie mille. Ciao. Grazie.